Eccoci qua. Benvenuti al Teatro della Diga del Vajont. Non so perché vi siete sintonizzati stasera per ascoltare questa storia. Su alcuni giornali questo di stasera è indicato come un documentario, in altri giornali come un film drammatico. E invece siete in un teatro. Questa gente è qui per ascoltare teatro. Per una sera rubiamo la scena all'attualità e facciamo una diretta sulla memoria. Ecco perché è così difficile scriverlo, definire che cosa facciamo stasera. Forse non esiste una diretta sulla memoria. Che cos'è? Beh, insomma, è una specie di nodo al fazzoletto che noi ci siamo già fatti. Proviamo a raccontarlo insieme. Proviamo a farlo capire. Chiedo un po' di aiuto ogni tanto. Quanto pesa un metro cubo d'acqua? Perfetto. Basta mettersi d'accordo sulla misura e ci siamo. Un metro cubo d'acqua è grande così. E le frane le misurano a metri cubi, perché è l'unica misura che resta fissa, perché il peso cambia a seconda che dentro c'è fango, terra. Allora, il 9 ottobre del 63, dal monte Toc, qui sul fianco sinistro della valle del Vajont, si stacca una frana di 260 milioni di metri cubi di roccia. Piomba nel lago. Dietro la diga del Vajont e solleva un'onda di solo 50 milioni di metri cubi d'acqua, che solo per metà passa dall'altra parte della diga, ma è più che sufficiente a spazzare via dalla faccia della terra cinque paesi: Longarone, Pirago, Rivalta, Codissago, Faè, 2000 i morti. La storia della diga del Vajont, iniziata 7 anni prima, conclude in 4 minuti di apocalisse con l'olocausto di 2000 vittime. Io il 10 ottobre andavo in seconda elementare. Mi sveglio la mattina a 7:30, mia mamma piange. Non avrà mica già litigato con mio papà alle 7:30 di mattina. Non era mica a casa mio papà. Ricordo il giornale radio, Longarone non c'è più. Longarone. Non avevamo mica parenti noi a Longarone. Aspetta. Ma certo, me la ricordavo. Sì, perché per me all'epoca Longarone era una stazione sulla ferrovia delle vacanze, certo, perché noi andavamo in vacanza sempre nello stesso posto. Io le stazioni le avevo imparate, andare in su, venire in giù, sempre quelle. A scendere, ste stazioni si chiamavano Calalzo di Cadore, tutum, 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 tutum. Poi c'era Sottocastello, che c'è un'altra diga, ma il treno non ferma neanche, tutum, tutum, tutum. Poi c'era Perarolo, tutum, 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 Ospitale, tutum, 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 Castellavazzo, tutum, 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 Longarone. Ecco la valle della sciagura. Fango, silenzio, solitudine. E capire subito che tutto ciò è definitivo. Più niente da fare o da dire. Cinque paesi. Migliaia di persone, ieri c'erano, oggi sono terra e nessuno ha colpa. Nessuno poteva prevedere. In tempi atomici si potrebbe dire che questa è una sciagura pulita e gli uomini non ci hanno messo le mani. Tutto fatto dalla natura che non è buona, non è cattiva, ma indifferente. E ci vogliono queste sciagure per capirlo. Non uno di noi, moscerini, vivo, se davvero la natura si decidesse a muoverci guerra. Belle parole. Potenti. Sono di uno dei giornalisti più importanti della nostra storia recente, Giorgio Bocca, sul Giorno, venerdì 11 ottobre del 63. Ma non soltanto lui, no? Tutti gli inviati speciali arrivano spaventati come formiche sotto la diga perché gli tirano sassi, via di qua. E in mezzo a questi signori ce n'è uno di Belluno e la diga è qua, sul confine tra Veneto e Friuli. E allora questo signore la storia la sente più degli altri e scrive sul suo giornale ispirato. Un sasso è caduto in un bicchiere, l'acqua è uscita sulla tovaglia, tutto qua. Solo che il sasso era grande come una montagna, il bicchiere alto centinaia di metri. E giù sulla tovaglia stavano migliaia di creature umane che non potevano difendersi. E non è che si sia rotto il bicchiere, non si può dar della bestia a chi l'ha costruito, perché quel bicchiere era fatto bene, a regola d'arte. Testimonianza della tenacia e del coraggio umani. La diga del Vajont era ed è un capolavoro, anche dal punto di vista estetico. Dino Buzzati, Corriere della Sera, venerdì 11 ottobre del 63. La diga del Vajont era ed è un capolavoro. Era ed è? Ebbè, ma sì!
La diga non era mica crollata come sembrava al primo momento. Eccola là! Era rimasta in piedi, con tutto quel che è successo. E così dall'anno dopo, da quando hanno ricostruito la ferrovia e noi abbiamo ricominciato ad andare in vacanza sempre nello stesso posto, perché io finché ho avuto 18 anni sono andato in vacanza sempre nello stesso posto e dopo basta. E allora là, sul treno, col naso incollato al finestrin, tutum tutum, tutum tutum, è questa la valle? No, aspetta, tutum tutum, tutum tutum, è questa la valle? No, aspetta, tutum tutum, tutum tutum, è questa la valle? No, aspetta, ma quando arriva Longarone? Adesso. Quando il treno entrava in stazione, tu per un minuto la vedevi, la diga bianca in mezzo alle montagne nere. E ti venivano dentro, qua, due sentimenti. Quello delle mamme e quello dei papà. Il sentimento delle mamme si chiamava povera Longaron, povera Longaron, povera Longarone. Ed era un sentimento per fondamenta. Fondamenta senza muri che venivano su in mezzo alla ghiaia del Piave che aveva riempito tutta la valle e a noi bambini avevano spiegato che sotto a quei sassi c'erano ancora i morti, non li avevano trovati tutti. E allora io avevo questo sentimento disciplinato a nome povera Longaron, povera Longaron, povera Longarone. Però non potevo fare a meno di averne un altro sentimento qua, quello dei papà, per la diga, perché era rimasta su. E io bambino pensavo, ma insomma la montagna è cascata, ma la diga ha tenuto, il suo dovere l'ha fatto. Se fosse cascata la diga sarebbe andata peggio, no? E allora un po' di consolazione ti resta dentro. E con questa consolazione qua si diventa grandi. Anche perché poi i maschi, a una certa età dello sviluppo, davanti a una diga, sono tutti là. Impiantati. Come davanti a una porta aerei, là. Perché noi maschi, tutti, non c'entra niente che poi da grande uno diventa antimilitarista, tutti, tutti. C'è un'età canonica dello sviluppo in cui il maschio davanti alla porta aerei si impianta. Perché quando lui non capisce cosa c'è là dentro, pure intuisce che lì è il segreto del progresso. Quando cresce lo insegnano anche a lui, così gli viene voglia di crescere subito. Come fai a crescere? Leggi libri. Me l'hanno sempre detto, vuoi diventare grande? Leggi libri. Ogni viaggio in treno, un libro. 20.000 leghe sotto i mari, letto, altro libro, altro viaggio. Le tigri della Malesia, letto, altro libro, altro viaggio. Ivano, due volumi, due viaggi. Si diventa grandi per forza con Ivano, eh? Poi arrivano i libri che ti scegli tu. Quelli che compri coi tuoi soldi, il primo, 100 anni di solitudine. Bellissimo, capio niente prima volta, ma bello. Poi ricordo ho letto Siddhartha, capio niente 3 volte, ma bello, bello, bello. E un anno, mi ricordo, ho letto anche Porci con le ali. Una porcheria. Io non so come ho fatto a leggere quella roba là. È che per diventare grande devi leggere tutto, non puoi saperlo prima se è una porcheria. Così un anno, alla stazione di Calalzo per il viaggio di ritorno, mi trovo senza libro, che li ho letti tutti, e mi preoccupo. E poi ne prendo uno all'edicola della stazione. Questo. Sulla pelle viva. Come si costruisce una catastrofe, il caso Vaillant. Vaillant. Mi interessava. Dai, compra il libro, parte il treno, leggi il libro. Tutum tutum, 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 tutum tutum. Come si costruisce una catastrofe. Ma la diga non era costruita bene. A regola d'arte. Come si costruisce a regola d'arte, ma che? Una diga o una catastrofe? Ma chi è questa? Tina Merlin? E chi è Tina Merlin? Eh? È Giorgio Bocca? È Dino Buzzati? Chi è Tina Merlin? Leggi il risvolto di copertina che te lo dice. Giusto. Tina Merlin è nata a Trichiana, Belluno, nel 1926. Ha svolto attività giornalistica dal 51, lavorando per 30 anni all'Unità. Ah. Capivo tutto. E dai, per piacere. Che l'Unità negli anni 60 non era un quotidiano,
Era un bollettino di partito e in Valle del Piave vendeva 7 copie. 6 per gli iscritti al PC e una per l'osteria di Piero Corona che aveva fatto la resistenza e quindi lo comprava. Dopo lo nascondeva sotto il gazzettino, ma il suo dovere lo faceva sempre. Corrispondente locale, non è finita. Ha partecipato alla resistenza come staffetta partigiana nel Bellunese. Ma allora ho capito tutto sul serio. Che io sapevo tutto dei partigiani fin da piccolo, che mi hanno tirato su bene a me, sa? Sapevo che i partigiani durante la guerra stavano in montagna, sulle malghe, in gruppo. E ciò per forza, perché in montagna, da soli, di notte. Però ci vuole qualcuno che faccia il collegamento tra una malga e l'altra, tra un gruppo e l'altro. E chi è che mandi? Una donna? Mi par giusto. Così, oltre che dai tedeschi, deve aver paura di tutti quelli che trova per strada. Perché dopo tutto è pur sempre una donna, anche se nascosta sotto documenti messi da tutte le parti. E cosa fa sta disgraziata? Pedala! Ale, via con la bicicletta e la paura che ti ferma qualcuno per farti comunque del male. Dove finisce la strada? Su, a piedi, in mezzo agli alberi del bosco, una bersagliera, ecco che cos'è, una staffetta partigiana. Oh, ma uno che fa quella vita a 20 anni, vuoi che in cambio non le sia mai capitata un'occasione di quelle che... Beh, chi va in montagna mi capisce al volo, senti. Una di quelle volte che ti sei alzato la mattina presto, stai sudando ormai da ore come un becco sotto lo zaino verso il rifugio che è là. Sono 3 ore che è là. Perché li spostano? Ci ho messo anni a capirlo, eh? Lo fanno per il tuo bene, ma li spostano, chiaro. Tu sei là che ti domandi chi è che te l'ha fatta fare questa fatica, ti casca l'occhio indietro un attimo e capisci da solo che valeva la pena di far tutta la fatica del mondo per arrivare là in quel momento lì, perché giù il fondovalle da dove sei partito è già coperto di nuvole, ma tu ormai sei sopra, è limpido sopra, a 360 gradi hai le montagne, le crode lì intorno a una che ti par di poterci volare sopra come un rapace. Ed eccolo là il libro della Merlin. Ecco che cos'è. Non è un'altra storia. È la stessa storia, ma è un altro punto di vista. Non il punto di vista delle formiche, di quelli che arriva dopo la tragedia, inviati spaventati. No, no, no. È il punto di vista del falco, di chi le cose le ha viste da prima, dall'alto, da sopra. E infatti Tina non racconta la storia della... povera Longarone che è stata rasa al suolo, cancellata. E giustamente è diventata il protagonista di questa storia. No, lei sceglie di raccontare la storia dei comprimari, altri 2 paesi che non sono stati distrutti, soltanto lesionati. E quindi ce li siamo dimenticati, anche perché non si vedono. Eh no, perché stavano sopra la diga, dalla parte friulana del Vajont, sulla sponda del lago, paesi lesionati, che poi avevano un nome così brutto che non si poteva certo mettere sui libri di scuola. 2 paesi che non si può nominare in pubblico senza commettere turpiloquio. Erto e Casso, a scelta nell'ordine. A Erto e Casso, dal 56 al 63, si è combattuta guerra. Da una parte i 2 paesi, dall'altra la società che costruiva la diga. Beh, guarda, dopo è facile dire quando è cominciata la guerra, il difficile è dire quando è cominciata la vigilia della guerra e come. Beh, si può dire che Erto e Casso sia cominciata nel 1929, col disgelo, con la riapertura della strada carrozzabile militare sia cominciata su un sidecar, lento, un 4 tempi, 2 passeggeri, zaini, bagagli, piccozze, strumenti di rilevazione, un bel teodolite, poi delle paline bianche e rosse da misurazione piantate sul culo del sidecar a fare la ruota come sul culo di un tacchino, e soprattutto una macchina fotografica. Guarda! Guarda, 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 costume tipico di Erto. Che costume? Fermo, fermo là. Paf, contadine di Erto. Paf, malgari di Casso. Paf, la pastora. Ma cos'è l'intervallo? Ma che simpatici sti 2 fotografi. Dopo una settimana che sono in paese e sembra di averli sempre conosciuti e studiati.
Due lauree, quattro occhiali in due. Due da vista, due da moto, ovvio. Tra una foto e l'altra lavorano. Uno è ingegner, Carlo Semenza. Elegante, block notes, trench, regolo calcolatore dai numeri. Regolare. Quell'altro, geologo, il dice. Va in giro, fa passeggiate, raccoglie impressioni geologiche dalle montagne. Giorgio dal Piazza, barba da frate indovino, grasso, ma, grasso, ma. Non si capiva mai quanto fosse grasso del suo o per tutti i sassi che si riempiva le scarselle. Dopo un po' di tempo che sono lì in paese, un giorno come gli altri, ma prima di partire scattano le prime due foto cartolina dei paesi. Paf, panorama di Erto, paf, panorama di Casso. Guardate le cartoline. In quella di Erto si vedono i camini delle case piegati all'indietro per arrivare a sputare fin sui marciapiedi di Casso a 4 km distante. In quella di Casso, che ovviamente va vista in piedi, c'è il campanile del paese piegato all'indietro per arrivare a pisciare fin sulle tegole di Erto. Stessa distanza. Un ben dell'anima si vogliono. Ma come spesso succede ai paesi confinanti. Solo che questi due non sono due paesi, ma due parti dello stesso paese che un catasto lungimirante ha riunito in un comune a nome Erto Casso. Quindi chiaro che sono separati in casa, ma non ci si sposa neanche tra gli uni e gli altri. Cosa metti sulle partecipazioni? Parolacce? Due lingue distinte. Erto, in fondo alla valle, parla un friulano, ladino, antico, duro, ostico. Casso, che è qua sopra, si dice sia arrivata dopo. Essendo più vicina al Piave, parla più un dialetto bellunese cadorino e traffica con Longarone, mentre Erto di là, con il Friuli, con la Valcellina, divisi in tutto, le uniche parole in comune, le bestemmie, a obice. Per finire sta fotografia veloce, nel 56, che poi parte la storia, Erto faceva 850 abitanti e 9 osterie. Fatta la media, no. Casso faceva 450 abitanti, 3 osterie. È più bassa la media, quindi Erto fa il capoluogo. Ma è ovvio, le osterie sono un parametro fondamentale della qualità della vita, per piacere. Le osterie spesso cosa sono? Una parte della casa con la stufa, il bottiglione, uso libero e indiscriminato dello stesso. Nelle osterie si gioca, si discute e si bestemmia con una regolarità impressionante. Tanto che i due parroci hanno rinunciato a estirparle. Dice che esula dalla missione pastorale. Ma è vero. A quel punto la bestemmia c'entra più niente con la religione. C'entra con la sintassi. Essa sostituisce tutti gli articoli e le congiunzioni tra una parola e l'altra. Cavi la bestemmia, non scorre più il discorso. Ipocriti, non crediate di cavarvela così. La religione è un'altra cosa, va bene? A Erto fanno una di quelle processioni del Venerdì Santo che una volta nella vita vanno viste e rispettate. Processione con le catene vere, che quando le femmine sente il ferro che sbatte sul marmo della chiesa, gli viene la palpitazione e si accende la passione. Prendono il giovanotto più prestante del paese, Chimì, sì, ti, gli fan fare il povero Cristo nudo. Una via crucis come Dio comanda, lo mette in croce quanto basta, poi lo slegano e tutti a bere in osteria. Spesso dimenticando il Giuda impicca sull'albero. Ma non per cattiveria. Ma ora... Non è che a Pasqua da quelle parti sia poi così caldo. Ora che un si ricorda va a sgelare il Giuda, quello è legato già sa che tira moccoli. Per scongelarlo in osteria col vino e la grappa viene notte fonda. Ed è per questa fondata ragion che da quelle parti a messa prima, a Pasqua, trovi solo donne. Gli uomini deve ancora rimettersi dalla passione del venerdì. Paesi poveri, contadini, ignoranti, duri, dimenticati da Dio? Forse no. Dagli uomini, sicuro. La prima strada in questa valle l'han fatta istriaci nel 15 per fare cucù agli alpini sopra il Piave durante la Grande Guerra. Se no chissà quanto avrebbero aspettato anche la strada. Ma è proprio sulla strada che nel 29 e poi nel 56 arriverà la Sade. Ah già, chi è la Sade? Società Adriatica di Elettricità. Una idroelettrica privata. Erano tutte private all'inizio del secolo. Si dividevano il territorio italiano a fettine. La Sade
era una Fiat delle società idroelettriche, una numero uno, fondata da uno dei più straordinari capitalisti del nostro secolo. Lo so benissimo che la parola è passata di moda, ma questo signor qua girava col monocolo e il cilindro, come Paperon de Paperoni, pare quello delle caricature. Chi è l'uomo? Giuseppe Volpi, conte di Misurata, un uomo eclettico, straordinario, nominato conte per meriti speciali dal re d'Italia nella campagna d'Africa, è uno che quando ha un'idea brillante la realizza, sua l'idea di fare Porto Marghera sul bordo della laguna di Venezia, sua la compagnia italiana Grandi Alberghi, si dà da fare, sua e tra le altre mille cose l'idea della mostra del cinema di Venezia, dove c'è ancora una Coppa Volpi che ne perpetua il nome. Beh, è chiaro che quando un signor così si lancia in politica, lo fa alla grande. Nel 22 iscrive al Partito Nazionale Fascista, nel 23 è già ministro delle finanze. Io ne conosco solo uno che ha fatto più in fretta di così. Boni. Per piacere, la gente va giudicata per quel che fa, non per quel che è. Se no tra un po' vi mettete a giudicare le mamme che li hanno fatti e questo non è giusto, va bene? Volpi, per esempio, fa del bene? Sì, certo. Come ministro delle finanze fa varare al governo Mussolini leggi che finanziano a fondo perduto fino al 50% le aziende che costruiscono nuovi impianti idroelettrici. Cioè lui. Sì. Quindi fa del bene? Beh, a sé sì. Inaugurando così una pratica che quando uno fa politica non deve dimenticare la bottega, se no va tutto a remengo. Come vedete la pratica è seguitissima. Ma restando ai serbatoi, perché di questo parliamo stasera, quanti ce n'è sparsi per l'Italia di idroelettrici? 600? Più o meno. 300 pubblici dell'Enel, altri 300 di gestori misti, pubblico, privati, eccetera. Sono pochi? Pochi. Ma quante volte? Mi ricordo da bambino col papà andando a fare un picnic in montagna, giravo con la macchina alla curva della valle, trovavo la diga davanti e dicevo, orco cane, anche qua? L'anno scorso c'era mica. Voi su che sussidiario avete studiato alle elementari? Perché su questo che si fonda l'ultimo brandello di unità nazionale di questo paese, sta attento. Il sussidiario delle elementari aveva un disegno chiarissimo il mio, questo era il fiume italiano, no? Ecco, dove il fiume italiano si gettava nel mare, qua, c'era sempre un porto operoso, qua. Il porto è operoso per definizione, va bene? In alto sul fiume c'era la diga, te lo ricordi sto disegno? Ecco, eccola qui. Dalla diga cosa uscivano? I tubi che arrivavano alla centrale, da cui uscivano i fili. Come? Non si sa. Perché dopo anni di scuola, come dai tubi si passa ai fili, resta un mistero. I fili seguono il corso del fiume e arrivano fino al porto operoso, dove arrivano navi da tutto il mondo che scelgono noi altri Italia per scaricare le sue merci, che scaricate dalle navi sono caricate sulle chiatte che risalgono i fiumi. Perché sui libri di scuola i fiumi italiani sono tutti navigabili. Arrivano fino a una città operosa dove scaricate dalle chiatte sono lavorate dalle industrie che usa gli stessi fili che vengono giù dalle montagne. Cosa ci importa a noi italiani se non abbiamo né carbone né petrolio? Noi abbiamo il boiler. C'era una frase da imparare a memoria sul libro. L'Italia è un paese povero di risorse ma ricco di energie. Cosa sono le energie? L'acqua! Sono cresciuto da bambino con l'idea che noi eravamo tutti come Leonardo da Vinci, perché sfruttando i salti dell'acqua, che costa niente, noi facciamo tutto. E quando nasce quest'idea? Negli anni 30, come il mio sussidiario del resto. Nel periodo in cui l'Italia deve varare una politica autarchica per far marciare l'industria bellica, è proprio a partire da quegli anni che tutte le valli sono percorse da gente insider che va a cercare il posto giusto dove costruire impianti. Allora, se su questa cartina, tolta dal libro, aggiungete un paio di affluenti e la piazzate poi su una carta geografica vera, battezzando, che so, il porto operoso Venezia, una cittadina quassù, Cortina, un'altra cittadina qui, Longarone, alla confluenza di due affluenti, come chiamate il fiume? Piave. Lungo il Piave, a partire dagli anni 30, la Sade ha costruito 7 impianti idroelettrici che tutti insieme dovevano produrre un quindicesimo del fabbisogno energetico nazionale. Non è poco per un fiume solo, giusto? Ma qual è il problema? Il problema è lui, il Piave. Tu lo scrivi fiume, ma lo leggi torrente sto porco. Lui di acqua in autunno finché vuoi, ma d'inverno son gelato. In primavera finché ti pare, ma d'estate son secco.
Non è che la SADE può dire al cliente: io corrente te la do da settembre fino a novembre, poi da novembre a marzo ti arrangi, te la ridò fino a giugno, da giugno a settembre chiudi. Chiudo che? Dice il cliente: ho bisogno di corrente tutto l'anno. Beh, mi spiace, la corrente non si può mettere via. Dove la metti? La corrente no, ma l'acqua sì. Fate una banca dell'acqua. Come una banca dell'acqua? Beh, SADE, quando fate girare le turbine per produrre corrente non si consuma mica l'acqua. Dove la mettete? Beh, la ributtiamo nel Piave. Bravo Mona. Invece di ributtarla tutta nel Piave, una parte di quell'acqua mettila via, di scorta, in banca, fatti una valle di riserva, così quando si sarà seccato il Piave avrai messo via abbastanza acqua da far girare un'altra turbina che compensa quelle ferme. Ma mi serve una valle più in basso delle altre, nelle prealpi, non lontana dal Piave. E dove la trovo una che sia abbastanza capiente da diventare la banca dell'acqua? Paf, paf, la valle di Erto e Casso, dove scorre il torrente Vajont. È che è uno che si impegna, ma insomma è un torrente come tanti, ma ha una specialità, quella gola, una delle più profonde delle Alpi. Nella gola stretta, stretta, che il torrente Vajont si è scavato per andare a gettarsi nel Piave, perché lui lì voleva andare, progettano di costruire uno sbarramento artificiale alto 200 metri, che dietro avrà un serbatoio di 58 milioni di metri cubi d'acqua. Poi io ho appena capito quant'è un metro cubo d'acqua. Ma 58 milioni riesco neanche a immaginarli, sono tanti, sono pochi, che ne so. Non sono mica un ingegnere idraulico io. Però quando questa storia del Vajont me la sono cacciata in testa, ho provato a capire di più con gli esempi, perché io capisco così. E ho fatto il giro delle centrali, degli impianti costruiti. Sopra la vecchia cabina di controllo di una diga a Sottocastello, non lontano da qui, c'era un murales, ora scomparso. Quel giorno l'ho copiato perché non avevo neanche macchina fotografica. E guarda, c'erano indicate tutte le dighe, tutte le centrali, tutto quel che c'era costruito. E cosa interessante è che vicino a ogni impianto era indicato quant'acqua ci stava sopra. Ho fatto la somma degli altri 7 laghi già costruiti, totale 68 milioni di metri cubi d'acqua. Scusa, ma io comincio a capire di più. Perché qua in un posto solo ne fanno uno di 58 milioni. Cioè grande, quasi come la somma degli altri 7. Per forza, questa è la banca dell'acqua. Qui l'acqua viene sì dal torrente, ma soprattutto qui l'acqua arriverà dagli scarichi di tutte le altre centrali già costruite, che attraverso 35 chilometri di tubazioni in galleria che forano le montagne, passano sopra le vallate, arrivano a due immensi rubinetti qua sotto, pronti ad aprirsi per allagare la valle del Vajont come un'immensa vasca da bagno di scorta. Il progetto prende il nome di Grande Vajont, lo presentano ai lavori pubblici nel 1940. Sfiga, il governo Mussolini nel 1940 ha altri problemi. Arriva l'8 settembre del 1943 e il progetto Grande Vajont non era ancora passato. E beh, ogni tanto una buca va, per definizione, ma la SADE no, non accetta smacchi. Scusate, secondo voi a Roma, al Ministero dei Lavori Pubblici, dopo l'8 settembre del 43, chi era rimasto? Sì, nessuno, neanche l'usciere. Eppure gli uomini della SADE fanno un miracolo, riescono il 13 di ottobre, in quei mesi disperati, a far riunire la quarta commissione superiore dei lavori pubblici, presenti in 13 su 36, e gli altri dispersi in guerra. Ma manca il numero legale. Firma. E il progetto Vajont è approvato con frode. Signor Conte, no, il conte Volpi di Misurata non è più ministro a Roma, è diventato antifascista in Svizzera. Mesti riciclati di oggi mi fanno ridere in confronto. Vuoi mettere lo stile di un vero signore? Per piacere. In tal modo, rifatta una verginità per meriti resistenziali, il conte e la sua società sono pronti in pole position alla gara per ricostruire questo paese. Nessuno va per il sottile. Le autorizzazioni ci sono. Nel 48 si presentano qui, dal comune di Erto. La SADE, società veneziana, arriva qui e dice al comune: dovete vendere. E il comune di Erto: comandi. Perché all'epoca, quando arrivava una carta bollata dello Stato, prima si ubbidiva, poi si leggeva.
anche se a esibirlo è un privato in concessione. Il comune di Erto è così solerte che vende anche la terra che non è sua. Quando 100 e più famiglie si accorgono che è stato venduto anche la terra, una terra di bosco di un'antica regola in comune, terreno proprio, vorrebbero i soldi dal comune, che li ha già impegnati. La SADE deve prestare soldi al comune per saldare i creditori. Prima che incominci la storia, sono già tutti indebitati coi padroni nuovi veneziani. Esauriti i preliminari, nel 56 la SADE arriva qui, in valle, e apre il suo cantiere, là, sotto quella rupe. Novità, non scherzano, aprono un cantiere di 400 operai in una valle di 2000 abitanti, gli unici contenti? Gli osti. Lavoro. E lavori ce n'è anche per qualcun altro. Vabbè, vuoi spaccar pietre? Vuoi mettere le mine, tagliar boschi? Beh, tutti lavori pesanti che quando il cantiere sarà finito, se ne vuoi ancora di lavoro, ti tocca emigrare. Sì, ma intanto, qua, nel 56, quante possibilità di lavoro potevi avere? Vuoi mettere che salto c'è da essere contadino di montagna andare operaio con soldi veri a fine mese che paghi da bere in osteria con tanti? Primo stipendio un radiotransistor, quello coi buchi marron. Com'è? Se sente niente mai transistor. 5 stipendi, un Gilera 300. Al sesto mese vedevi le biciclette vecchie volare dai dirupi. Ciao! 15 giorni dopo, al primo tornante, in discesa pezzi di Gilera 300. Chi è che sapeva tenerlo in discesa un Gilera 300? Il prezzo del benessere, cambiamenti, novità. Insieme al cantiere, la SADE ha fatto costruire una caserma dei carabinieri. Ce n'era una a Cimolais, a 5 km, cosa serve un aerto? Serve. Tutte le mattine la campagnola dei carabinieri va in giro a portargli spropri. Dovete vendere. Parcia. Perché? Perché dobbiamo costruire un serbatoio artificiale. Andelo far da un'altra parte. Contadino ignorante. Dobbiamo costruire un'opera di interesse pubblico. Anca misso pubblico. Ma come fai a spiegare a sti contadini montanari ignoranti che di tutte le valli delle Dolomiti sono queste le caratteristiche giuste per diventare la banca dell'acqua? E perché si oppongono adesso? La SADE paga poco. Dice, sono terreni di montagna, scoscesi, non valgono niente. Sì, ma gli offrono un terzo del valore e quelli non vendono. E fanno il comitato. Avete idea cosa può significare nel 56 a Erto l'arrivo della democrazia diretta sotto forma di comitato? Porco qua, porco là, porco su, porco su! Getirna sciopetada, nonna! Sta calma? Non è tedeschi questi? Nonna, è finita la guerra! Non si può sparare a tutti i forestieri solo perché ha la targa di un'altra provincia. Dai, per piacere. Qua per parlare con la SADE ci vuole uno studiato, giusto? Ci vuole uno studiato. Chi è studiato in paese? Il dottor. Il dottor è studiato per definizione. Il dottor di Erto si chiama Gallo. Il dottor Gallo è anche marito della Cate, che dice la Merlin, è la sindachessa, è anche la tabaccaia, e ha i terreni tra i più fertili della valle. La gente fa beh, Gallo difende la gallina, difende anche l'interesse nostro, ma è vero, perché con l'azione combinata del medico e del sindaco, questa SADE fa salire il prezzo, cala un po' le orecchie, le cose vanno meglio. Ma di colpo, nel momento in cui sembrava che cominciassero a marciare, si blocca tutta la storia. Gira una voce in paese che la Cate abbia venduto la terra alla SADE. Figurate le mie, possibile che la Cate la... È possibile. Trattativa privata. Rende ben, spacca il paese. Era già diviso. Si spacca di più quelli che dicono facciamo come il sindaco, prendiamo quelli che ti danno. E quegli altri testardi che dicono no, adesso teniamo più duro. La SADE affronta i testardi, i recidivi a uno, gli fa attenzione, a chi non vende oggi applichiamo la vendita forzosa. Cos'è la vendita forzosa? Montanaro, contadino ignorante. Vuol dire che ti mettono i soldi alla banca, dopo devi dimostrare alla banca che la terra è tua, ma la terra è mia. Sì, ma sei andato dal notaio quando è morto il nonno. Minoe. Ma se ti costa più il notaio che la terra, la faccio breve, 10 anni fa, quando la Merlin scrive il libro, mette una nota.
Ci sono ancora più di 44 famiglie espropriate del 56 che hanno i soldi in qualche cassa, depositi e prestiti e non possono prenderli perché o non hanno le carte per dimostrare di essere i legittimi proprietari o perché nel frattempo per quella maledetta diga ci sono morti. Fine del 56. Il comitato non ha avuto niente, la Sade tutto quello che voleva e siccome le cose vanno bene propongono nel 57 una variante in corso d'opera. Come cos'è? È come quando su una casa devi mettere una finestra, no? Ma su una diga che finestre metti? L'unica variante concepibile su una diga è cambiargli un po' le misure, giusto? Allora, senti, qui avevamo già una diga in progetto originale, alta quanto? Così, guarda, ecco. Una diga a volta, a doppio arco, alta 200 metri. Eccola qua, la variante presto fatta. Ecco. 61 metri e 60 in più. Cosa vuoi che sia un terzo in più? Calma. Una diga non è mica soltanto un muro, per piacere. Cosa c'è dietro? Un serbatoio. Li chiamiamo laghi, ma sono serbatoi. Allora, qui il serbatoio era di 58 milioni di metri cubi d'acqua, giusto? E adesso? Ma adesso diventa così. ...150 milioni di metri cubi d'acqua. Due volte e mezza la somma di tutti gli altri serbatoi delle Dolomiti messi insieme. Ah! C'è un altro lago nell'arco alpino italiano un po' più grande di questo del Vajont. In Trentino. Ma quel lago ha una diga alta 100 metri in meno di quella del Vajont. Insomma, una diga così alta in Italia non esisteva. Ma che diavolo? Una diga a doppio arco a volta di questa altezza non esisteva al mondo. Quando viene costruita, quella del Vajont è la più alta del mondo. Nessuno aveva mai osato immaginare un impianto così. E chi è il progettista dell'ottava meraviglia del mondo? Lo conoscete già. Quello del Sidecar, Carlo Semenza, ricordate? Nel 29, giovane ingegnere che lavorava per la Sade, nel 57 è diventato direttore della divisione idraulici. Ha costruito dighe anche all'estero e queste del Piave per la gran parte le ha progettate e realizzate lui. È un bravo costruttore di dighe come ne avevamo in Italia, ingegneri civili. Solo che, tra l'altro, questa del Vajont, la sua ultima prima di andare in pensione. Per costruire una diga non basta un ingegnere per quanto bravo, serve il geologo. Chi è il geologo del Vajont? L'altro del Sidecar, Giorgio Dal Piazza. Anche lui nel 29 funzionario del magistrato delle acque di Venezia, ma nel 57, Dal Piazza da un po' è il titolare della cattedra di geologia dell'Università di Padova. È un barone, un professore stimato, sui suoi libri studiano generazioni di geologi in Italia. Nel 57 poi è addirittura in pensione. E sai, la pensione è quel che è, lui... Insomma, patisce, prevende, dice che deve fare qualche integrazione, qualche consulenza a chi, per esempio? Al vecchio amico, l'ingegner Semenza, che gli manda la proposta di variante della diga. Il geologo la legge e risponde, ma già il vecchio progetto mi pareva audace. Questo nuovo mi fa tremare le vene e i polsi. E io come faccio a dirlo? Ma sono 40 minuti che mi state ascoltando. Vi verranno dei dubbi ogni tanto su quel che sto dicendo. Come faccio a dire queste cose? Non sono un tecnico, non sono un avvocato, non sono laureato, sono un attore. Sì, ma il testo! Se non vi sono venuti dubbi, male. Va bene? Meglio dubitare. Comunque, prima che galoppino per conto loro, meglio che ci mettiamo d'accordo. Allora, io per raccontarvi questa storia, stasera, per tenervi svegli, attenti, inevitabilmente, signori, ogni tanto, invento. La nonna con lo schioppo l'ho inventata. Anche il Sidecar. Ma quando faccio parlare gli imputati, no. Perché su Vajont c'è stato un processo. 8 atti di atti processuali pubblicati, che io non mi sono letto, anche perché sono sigillati, ma mi sono potuto leggere quello che un po' di storici, giornalisti, gente documentata, capace nel suo lavoro, come Tina Merlin e altri, ha fatto.
Va bene, io non rivelo niente. Casomai rimetto in circolo. Ma non faccio scoop. È tutto pubblicato. Quando parlano gli imputati, non sono parole di dialoghi inventati, ma sono atti del processo. Sul resto, un po' di teatro ce lo posso anche mettere per tenervi svegli. Su questo no. Casomai il teatro ce l'hanno già messo dentro loro, ma questo è un altro discorso. Allora, vengo avanti. Il geologo, quindi, non dice, scrive all'ingegnere. Ho provato a stendere la relazione per l'Alto Vajont come lei mi ha chiesto, ma non mi è venuta tanto bene, ingegnere. Perché non mi manda una copia di quella che mi ha letto al telefono che mi pareva così ben concepita? E l'ingegnere manda la relazione geologica al geologo, che la firma. Tanto quel che conta è la firma del geologo per convincere il ministero. Però siccome la SADE un po' di senso dell'umorismo ce l'ha, il timbro sulla variante della diga porta la data 1 aprile 57 pesce. Però al ministero ci cascano. 15 giugno rispondono, potete cominciare a allargare le fondamenta della diga. Abbiamo già fatto, grazie. Erano sicuri del risultato dello scherzo. Il ministero gli chiede qualche perizia geologica in più, perché dice, mi avete rimandato una copia di quella degli anni 30. Se fate la diga più alta, fate qualche sondaggio in più. Sì, sì, faremo, faremo, faremo. Ma intanto, nuovo giro di espropri. Immaginate la quantità di terra in più che viene a essere allagata. 400 espropri in 2 anni in una valle di 2000 abitanti. Vuol dire una famiglia sì e una sì. Gli espropri non piacciono a nessuno. Che discorsi, è facile parlare di questo. Sai, certe case dovranno essere allagate, vengono svuotate, ferme lì ad aspettare l'acqua. Altre case più sfortunate, che vengono a trovarsi lungo il perimetro della nuova circonvallazione del lago, quelle dovranno essere subito abbattute. Oh, la circonvallazione del lago è una bella novità, una strada carrozzabile che hanno inserito nella variante della diga. A dire il vero non hanno ancora avuto l'autorizzazione a costruirla, ma si portano avanti, l'autorizzazione arriverà. E non fanno mica abusi. No, no, sono in regola con la legge del tempo, che permette anche a loro di utilizzare temporaneamente tutti i terreni necessari all'esercizio dell'attività del cantiere. La circonvallazione serve al cantiere? Sì. E dunque loro temporaneamente sega i boschi, spiana le case, asfalta la strada, ma temporaneamente. C'era un ingegnere al Genio Civile di Belluno che si chiamava Desidera, a cui sto temporaneamente torna mica. E gli fa chiudere quel cantiere. Ma in meno di 24 ore, per espresso interessamento di un ministro dei lavori pubblici che aveva il nome come un circo, Togni, l'ingegner Desidera veniva sollevato dal suo incarico, trasferito ad altra sede, e il suo successore di nome Violin, i nomi non sono simboli arbitrari, dal momento in cui sarà insediato, si guarderà bene dal recar qualsiasi disturbo o stecca al lavoro della SADE, che fino a dopo il Vajont, dal Genio Civile di Belluno, non avrà mai più bastoni tra le ruote. Mentre qua, fiocca in un'unica bestemmia con l'eco, Dio, l'esproprio e la SADE. Possibile che qua fan la diga più alta del mondo, nessuno viene a controllare! Montanaro contadino ignorante, qualcuno che controlla c'è. Un po' più in basso, sto parlando sempre di lui, del ministro dei lavori pubblici, Togni, che nel 1958 nomina l'allegra commissione di collaudo. Vabbè, l'aggettivo l'ho messo io, d'accordo, ma lui ha fatto le nomine, sta attento. Sono 2 ingegneri e un geologo. Degli ingegneri non parlo, per carità cristiana. Dico solo che hanno fatto parte della commissione che ha approvato la variante della diga del 57, quindi sono parte in causa, ma lasciamo perdere. Il geologo della commissione si chiama Penta, per ricordarlo un po' di più come una fotografica giapponese. Ed è bravo, al punto che la SADE lo ha già assunto in passato per altre consulenze, per costruire una diga qui a Pontesei, a pochi chilometri. Quindi lui già conosce benissimo la società che adesso è stato incaricato di controllare, perché sul passato è già stato sul suo libro paga. La commissione, io ci ho messo l'aggettivo, ma il ministro il timbro sulla nomina. Ovviamente, 1 aprile 58. Ma non sto scherzando, par che le abbia messe un greco antico le date su sta storia dall'inizio. La commissione viene nominata, ma non parte subito per il Vajont. Prima devono mettersi d'accordo, andiamo con la macchina tua. No, con la macchina mia no, ci vuol tempo. Un anno almeno, dai. E intanto la diga cresce 60 centimetri al giorno, che non la vede e non la ferma nessuno. E io del 58 non ho mica altro da dire. Passo al 59.
Anzi, salto 3 mesi, parso da Pasqua del 59, anzi, alla Domenica delle Palme. Così vi tengo un po' meno. Ecco qua. Io non so se devo parlare con voi o quelli a casa. Sono preoccupato di quelli a... Allora, quelli a casa, glielo... voi lo sapete di sicuro, ma... Il problema è come siamo messi oggi in Italia con la religione cattolica. Magari voi lo sapete, ma quelli a casa c'è qualcuno che queste cose se le è dimenticate, così io gliele ricordo. Se le sapete già, scusatemi. Se non le sapevate, boh. Allora, volevo solo dirvi che la Domenica delle Palme viene prima di Pasqua. Ecco, basta. Questo per dire che è l'unica e l'ultima occasione a Erto di fare le prove della processione del Venerdì Santo di cui vi ho parlato all'inizio, ricordate? Solo che lo stesso giorno, lo stesso periodo, ci sono altre prove un po' più tecniche in un'altra valle qui, trasversa, non lontano da qui. Guarda caso, c'è un'altra valle che sbuca a Longarone che porta una diga. Longarone è alla confluenza di due torrenti. Uno si chiama Vajont, uno si chiama Maè e viene giù dalla Val Zoldana. A 10 km da Longarone, in località Pontesei, c'è un'altra diga, costruita dall'ingegner Semenza con la consulenza del geologo Penta. Da un po' di tempo, nel 1959, questa diga, piccola, nana, 6 milioni di metri cubi, beh, insomma, nana, è una diga, ma rispetto a quella del Vajont, è nana. Dicevo, in questa diga, che però è funzionante, sta succedendo qualcosa. La diga non funziona più bene. Cos'ha? Batte in testa. Un serbatoio idroelettrico deve cantare come un motorino, più o meno. Questo fa i rumori. Quando lo metti in moto fa i rumori. Ma sotto la montagna, sotto le rocce. Brutto segno, per piacere. Poi, macchie d'acqua giallastra e localizzate sempre nella stessa sponda, negli stessi posti. È brutto segno. Inclinazione degli alberi, fessurazioni sul terreno. Brutto segno. Sì, ma spostati, per piacere. È evidente che una delle due sponde del serbatoio sta cedendo. Allora, quando il movimento diventa irrefrenabile, viene preso un provvedimento. Si decide di togliere un po' di acqua dal serbatoio per evitare che, cascando la frana, provochi un'onda che magari, chissà, tracimando la diga, arrivi a far danni giù a valle, verso Longarone forse. Solo che accade un fatto non previsto. Nel momento in cui cominciano ad abbassare il livello dell'acqua nel serbatoio, la frana accelera e diventa una gara. Togliere l'acqua dal serbatoio prima che caschi la montagna. Viene anche istituito in quel periodo, di prove d'emergenza, un servizio di sorveglianza 24 ore su 24 intorno al lago. Un uomo. Sì, va ben sorvegliare, ma bisogna anche risparmiare, si può mica spendere tutto in sorveglianza. La Domenica delle Palme, alle 7 del mattino, in turno sorveglianza, tocca l'operaio Arcangelo Tiziani, zoppo. Mi raccomando, Arcangelo, se succede qualcosa, dare l'allarme. Sì, sì. Lui dà l'allarme, ma non fa in tempo lui a scappare. La frana, che si muoveva, accelera di colpo, piomba nel lago, solleva un'onda di 20 metri che mangia l'operaio, lo tira in fondo al lago. Non lo troveranno più. Arcangelo Tiziani vola su con gli anzoletti. Io posso anche immaginare che qua stessero a provare la processione, ma dalle stelle alle stalle quanta strada c'è? Non ve l'immaginate? Non ve l'immaginate quella mattina? 12 chilometri in tutto, quanto impiega ad arrivare la notizia? La stuvedù, cicale succedù a Pontesei. Cosa è successo lì a Pontesei? E cosa succederà adesso quando metteranno l'acqua qua da noi? Che con la diga nuova, alta, l'acqua arriverà fin sotto ai paesi, e i nostri paesi qua non è stati costruiti sopra un terreno solido, ma sopra delle antiche frane, sopra dei ghiaioni. Ma chi è che va a fare i paesi sopra i ghiaioni? I cimbri. Io sti cimbri me li immagino come quelli di Asterix. I cimbri nel 300 a.C. hanno invaso l'Italia perché volevano andare ad abitare a Vercelli. Io tutto capisco, questo no. E infatti c'è stata la famosa battaglia di Vercelli ai Campi Raudi, in cui Mario, proconsole di Roma, è venuto su fin da Roma per dare una saccagnata ai cimbri che venivano dalla Sassonia, ma avevano fatto prima un giro largo turistico dai Paesi Baschi. Dopo la batosta, invece di tornare indietro, stessa strada, prende la scorciatoia, la pianura padana.
Quando i romani li vedono sulla pianura padana pensano un domani, non si sa mai, e cominciano a corrergli dietro a legioni quadrate, i cimbri in fuga disperati che spiegano ai romani: stiamo andando a casa. I romani non si fida, gli fan fare tutta la pianura padana senza fermarsi mai, neanche a Mantova. I cimbri arriva in fondo alla pianura padana, non c'è neanche Venezia da vedere, cosa facciamo? Andiamo a casa subito. Prendono per scappare dall'Italia la prima valle utile che trovano, la valle del Piave. Dopo 8 km in Val del Piave c'è sta gola stretta del Vajont a destra, i cimbri svoltano, i romani via dritti. E i cimbri fa: forse se non ci muoviamo altro siamo salvi. E attacca a costruire i muri delle case senza più spostare il piede al sasso. Sì. Ma è vero! Ma per piacere, va fin su a vedere i paesi, per favore! Con le fondamenta della casa di dietro che parte sulla coppa della casa davanti! Che par che se sposti due pietre alla prima casa va giù tutto il paese! Nei secoli un po' di erba intorno gli è cresciuta a ingentilire l'aspetto, ma prova a piantare patate che vengono su sassi così! È una montagna aspra, dura, buona da nocciole, da conifere, basta! Mentre dall'altra parte della valle è... eh no... era un giardino dell'Eden, la sponda sinistra del Vajont, pascoli verdissimi, alberi da frutto. Sai quei pomi piccoli di montagna, quelli piccoli succosi che quando li morsichi fa stac, che è l'antifurto? Perché subito esce cimbri coi forconi che sono là di guardia da sé. Se vuoi prendere il pomo di montagna, prendilo intero, portalo in macchina, metti in moto, attacca lo stereo, dopo mangia. Ma no, a parte i pomi, fagioli, patate, l'uva, cosa dimentichi? L'uva! Un anno su tre, se la stagione è bella secca, come questa, tutto sommato, arrivano perfino a fare un vino. Oddio, puoi berlo, tutta un'altra storia. Se te lo offrono, fino all'ultimo momento, tutto normale. Come stai per assaggiare, ti avverte. Anche. Poi ti rassicura, ma le vinde uva, che è l'unica cosa che puoi dire di quello che hai nel bicchiere, ma è anche l'ultima che puoi dire, perché dopo che hai bevuto, legno, gingive di legno, lingua di legno, esofago di legno, intestino di legno, radici che escono da non dico dove. Un segno nero sul bicchiere e io penso nello stomaco è uguale. Si ridete e io ne approfitto di un momento di risate così perché sono sicuro che a qualcuno di voi, vedendomi fare queste cose, è venuto in mente un altro nome. E allora lo salutiamo tutti insieme. Questo è un teatro, siamo in scena a raccontare la storia del Vajont e oggi è il 9 ottobre e abbiamo saputo che ha un attore italiano è stato dato il premio Nobel. Al maestro. Quanti di voi si ricordano storie raccontate alla televisione con il teatro ed è mistero buffo? È da lì che è cominciato forse per tanti di noi. Anche per me, forse, in qualche modo, l'avventura del teatro. E torniamo qua, a questi paesi. Voglio dire, alla fine di tutto, in qualche modo, sarà sempre meglio di là che di là, no? E viene da domandare a questi, ma allora perché avete fatto i paesi da quella parte? E i cimbri? Meglio sotto il Monte Salta? Perché così si chiama quello che non viene mai nominato nella storia. Salta che sotto il Monte Toc. Che in tutto il Veneto, toc, vuol dire pezzo, dammi un toc, ma in Friuli, patoc, vuol dire marcio. Dunque stanno costruendo una diga tra il Monte Salta e il Monte Pezzo Marcio, sopra un torrente che si chiama Vajont, che in ladino significa va giù.
Superstizioni? Tabù? Patagonia? Pregiudizi etnico-culturali? Ti pare che la scienza deve fermarsi a questi pregiudizi antropologici? Voglio dire, questi hanno paura. Ce l'avevano già. Ne hanno di più, di che? Paura di svegliarsi una mattina, invece di stare su col paese in sponda al lago, di trovarsi giù in fondo al lago. Senti, quello che non aveva fatto il comitato in 2 anni lo fa la paura in 1 mese. Il 3 maggio del 59, 136 capi famiglie si riuniscono nella baracca del Kral, fuori dell'abitato di Erto, con donne, bambini. I 2 parroci in chiesa hanno detto: difendersi dai soprusi della Sade non è reato. Portemo anche la nonna, purché lasci a casa il sciopo. Io non so come sia stata la riunione, ma me la immagino una festa campestre con le costicine, la polenta, testimoni sindaci dei paesi intorno. E i giornalisti, quello del Gazzettino, la Tina Merlin. Quello del Gazzettino viene, mangia la polenta, le costicine, non scrive niente. Io non ce l'ho con quel giornale adesso, no. Ma sai, in 7 anni di questa storia non un rigo su quello che qui accadeva, esclusi i comunicati stampa della Sade. Perché? Forse perché, tra le altre, il conte Volpi di Misurata era stato proprietario di quel giornale? O perché semplicemente ai signori all'epoca non piaceva comparire in pubblico, essere nominati sul giornale? Una vergogna, mancanza di rispetto. Ma di rispetto a questi signori, la Merlin ne portava poco. Scriveva sul giornale dei malcontenti: questo è pane per i suoi denti. Fa un articolo: la Sade spadroneggia, ma i montanari se difende. È scritto si difendono, ma è più stile Merlin, se difende. Signor Conte, cosa femo? Denunciatela. Sai cosa mi dispiace? Il signor Conte che denuncia la Tina Merlin non è più il conte di Misurata, Volpi, no, che è già morto a questo punto della storia, il povero Volpi, da alcuni anni. È un altro conte, il conte di Monselice, perché la Sade era una società così che se la passavano di conte in conte, forse. Io anche credevo fosse sempre lo stesso, ma poi no. È un altro. Dietro al signor Conte di Monselice un uomo in carne ed ossa di nome Vittorio Cini. Provate a dire Cini a Venezia. Poi levate il piede dalla pietra in Selce, dal Masegno in piazza, leggete: questo l'ha donato Cini a Venezia. Sono nomi che contano, che pesano, e la fondazione Cini, meritoria peraltro, l'isola di San Giorgio e le scuole private e pubbliche della città col contributo di questi signori costruite, e Marghera e la mostra del cinema, quanto ne sappiamo? Io poco, sinceramente. Quello che so è che la Sade di Vittorio Cini fa denunciare dai carabinieri di Erto Tina Merlin e il suo giornale per aver pubblicato notizie false, atte a turbare l'ordine pubblico. E Madonna, cosa facevano questi 130 facinorosi nella baracca del Kral? Costituivano il consorzio per la rinascita della Valle Ertana. Questa è la reazione dell'opinione pubblica alla notizia. Frega niente a nessuno. Ma per forza, appena uno fa un comitato, agli altri non frega mai niente. Poi questa gente qui col comitato gli era già andato male tutto, adesso fanno un consorzio, cioè giurano davanti al notaio di difendere la terra e la valle. Ma se la terra l'avete già persa, difendiamo la valle. Da chi? Dalla Sade. Ma va là. Sì, è vero. Aspetta, è vero questo, che la Sade, quando gli ha portato via la terra, oltre a 4 soldi in cambio, aveva promesso anche un po' di benessere. Ecco. Cosa? Un po' di lavoro, un ponte. È fondamentale un ponte per il benessere in questa valle, scusa. Perché se i paesi restano di là, sulla sponda destra del torrente, e il giardino dell'Eden, il pascolo, le stalle, stanno di là, sulla sponda sinistra, e in mezzo ci metti un lago, diventa fondamentale un ponte per andare da qui a lì in fretta, no? E infatti un ponte era stato previsto quando? Quando... Sì, quando la diga era alta 200 metri, davanti a Erto era stata prevista una passerella pedonale. Ma adesso che la diga viene alta 61 metri in più, e l'acqua di conseguenza, la passerella non è più prevista. Anzi, è per questo che stanno facendo la famosa circonvallazione del lago, che viene lunga 12 chilometri. Per mandare i bambini a scuola la mattina fa 2 ore, più 4 a scuola, 2 a tornare fa 8.
come se fossero assunti in fabbrica. Sade, perché non fate una passerella pedonale? Perché non si può. Perché non si può? Perché il terreno non lo consente. Fate una diga di 150 milioni di metri cubi di acqua e sullo stesso tipo di terreno non tiene una passerella pedonale? E quel... chi glielo spiega? Alla gente di Erto che la loro vallata ha una microvariabilità geologica praticamente unica al mondo. Che non lo sapeva nessuno. E che pochi metri oltre la diga inizia una zona totalmente diversa. E infatti, durante i lavori della strada di circonvallazione hanno trovato delle fessurazioni nel terreno laddove non dovevano esserci. Cos'è sta roba? Copri. Avanti col lavoro. Ingegnere, un'altra fessura. Copri. Avanti col lavoro. Ingegnere, tre fessure. No. Portami la perizia geologica sulla valle. Che perizia? La perizia sulle sponde del serbatoio. Ma ingegnere, quella non l'abbiamo mica fatta? Abbiamo detto faremo. Chiama il geologo! No, Grasso. No, non è Grasso, è vecchio. A questo punto della storia, dal Piazza, tra gli 80 e i 90 anni. Ti par che deve rimettersi lui a far rilievi come un giovanotto di primo pelo, come un capretto su e giù per le montagne, a sondare. E poi, oh, calma, non erano mica sondaggi obbligatori, la legge non lo prevedeva. Diciamo che dipende un po' dalla volontà, ma era appena successo l'incidente a Pontesei. E dunque, senti, c'è un'altra cosa. Col dopoguerra la tecnica geologica è cambiata completamente. Prima della guerra la geologia era epidermica. Il bravo geologo distingueva a colpo d'occhio le rocce una dall'altra. Col dopoguerra non si fidano più, vanno dentro. Hanno inventato l'ingegneria applicata alla geologia, la geomeccanica, la geofisica, fanno i carottaggi, i fori piezometrici, le analisi stratimetriche. Tutta un'altra cosa. In Austria c'è questa scuola, inventata e diretta dal professor Müller, un luminare. E Semenza, che è uno che si tiene al corrente, lo invita, lo propone alla sua società veneziana, che non lo ama, no austriaco, tra veneziani e austriaci. Mai andati troppo d'accordo, ma è bravo, maestriaco. Alla fine li convince. Leopold Müller, bravissimo, scuola di Salisburgo, l'ha fondata lui, insomma. Viene assunto consulente geotecnico della Sade, arriva qui in valle e indica una serie di indagini precise che vanno fatte sotto il Monte Toc una dopo l'altra, complesse. In realtà lui non le fa di persona, ma a me piace invece immaginare che l'austriaco arrivi qui e si metta al lavoro, che esegua personalmente tutto ciò che va fatto, me lo immagino così, segna sulla carta tutti i punti dove vanno fatti per esempio i carotaggi, no? Le carote stratimetriche del terreno, lui segna in carta, poi arriva lì con la trivella e inizia a perforare, preciso al millimetro, austriaco, perforazione, analisi, si fa tutto il Monte Toc, passa dall'altra parte, sotto il Monte Salta, perforazione, analisi, solo che di qua ci sono i paesi, lui se ne frega, dove deve piantare, pianta, in centro a Erto trova un orto, comincia a piantare la trivella, apre il proprietario, lo becca, cosa fa? Carotaggi! Col trapano! Maria, vieni a vedere Struia ci pianta carote col trapano! Nelle osterie di Erto si comincia a disquisire su questo popolo confinante che si sapeva già essere gente strana, ma fin sto punto non credeva nessuno. E ormai è estate, 59 estate, arriva al Vajont l'allegra commissione di collaudo, perché si sono messi d'accordo, andiamo con la macchina mia, dividiamo le spese, mi, ti e quell'altro. Il cantiere del Vajont è un set. L'ingegner Semenza fece fare un film sulla costruzione della diga. La diga più alta del mondo merita di essere immortalata, anche il cantiere organizzato è impeccabile, davvero. Una passerella tesa a 280 metri di altezza sopra la gola appena di là della diga, dove ogni mattina saliva l'ingegnere in persona a controllare che gli sta il manufatto, che gli sta crescendo sotto ai piedi,
60 centimetri al giorno, ogni mattina a controllare che il calcestruzzo liquido si saldi su quello solido in maniera perfetta, senza fessure, senza buchi, senza punti deboli. No, come in Olanda. Ricordate che sulle dighe a mare in Olanda c'era sempre un buchetto che se non passava un bambino a mettere il dito al momento giusto, entrava l'acqua e ciao l'Olanda. Che anche questo si imparava alle elementari, ti serviva per tutta la vita. Io l'ho sempre sognato da bambino di andare a mettere il dito su una diga per salvare l'Italia. Perché a me dell'Olanda non me ne fregava niente. Ma non ho avuto l'occasione. Perché con tutto quel che è successo, la diga del Vajont è rimasta su, a dimostrazione che dal punto di vista del calcestruzzo non abbiamo niente da imparare da nessuno. Arriva la commissione di collaudo, la portano su, in alto, la diga a volta a doppio arco, in fuori, verso l'abisso, butta più in fuori della base, la commissione arriva su e butta fuori tutto quel che ha dentro. Se non ci sei abituato è fatale. Per calmarli li spostano sull'altro lato della diga. Ah, di qua la curvatura della diga dalla nostra parte ti porta ad appoggiarti al calcestruzzo, più rilassante. Ma non ti stacchi mica più? Eh no, perché la pendenza ti appoggia lì. Non c'è niente di dritto sulla diga a doppio arco in costruzione. Gli operai sono abituati a camminare. Quando finiscono alla sera continuano ad andare così per un pezzo. E la commissione invece gli gira tutto. Per calmarli li portano a Cortina. Gran moda. Erano appena finite le Olimpiadi invernali del 56. Tutti a comprare il maglion delle Olimpiadi. Alla sera cena a Venezia sulla terrazza dell'albergo Europa in Canal Grande. Ma è umido. Sì, ma avete il maglione delle Olimpiadi. La commissione torna a casa contentissima. Ma di tutta la gita quello che si ricordano meno è il Vajont. Due giorni dopo scrivono alla Sade se per piacere non gli manda un promemoria coi dati tecnici della diga che li hanno persi. La Sade glieli manda. Sono così ben scritti che la commissione decide di usarli come sua relazione, in base alla quale lo Stato stacca il primo assegno del finanziamento statale a fondo perduto alla Sade per il Vajont. Ricordiamocene quando poi arriva la nazionalizzazione, perché lo Stato, la diga, l'aveva già pagata a metà. Intanto in piena estate Müller sta finendo la sua prima campagna. E siccome lui è striaco preciso, anche il rapporto lo è altrettanto. Dice: ho esaminato la costa del Monte Salta. Parla come Töni. Negli anni migliori, quando ancora si capiva. Da quella parte, nonostante le preoccupazioni della gente, non c'è pericolo. Ah, hai visto? Il pericolo è dall'altra parte. Ma parremengo. Sotto il Monte Toc ho individuato una frana con un fronte di 2 chilometri, una profondità di centinaia di metri, uno sviluppo verticale di circa 600 metri e una massa stimata di 200 milioni di metri cubi di roccia, un andamento in alto a forma di M come Müller, ma non l'ho fatta io. Sì, questo è il teatro. La M di Müller non è già uscita, la scopriranno un po' più avanti. Vedrete, non è nemmeno Müller a scoprire quella che poi sarà battezzata col suo nome. Ma comunque la diagnosi è impegnativa, è disastrosa. In questa valle c'è una frana. Figurarsi dal piazzo, lo vede col fumo negli occhi, striaco non sa lavorare. Il striaco non sa lavorare. Nasce uno di quei conflitti tra tecnici che porta qui al Vajont una serie di perizie e controperizie a favore dell'una dell'altra tesi che non si può elencare, semplicemente perché molti consulenti forniscono perizie orali, così, confidenziali, e non entrano nei rapporti ufficiali. Così lavorava l'industria privata, molto più elastica di quella pubblica, che non deve registrare tutto. Ma in mezzo a questo balletto, un tecnico importante va segnalato, anche per la continuità del rapporto. Si tratta di Pietro Caloi, che non è un geotecnico come gli altri, è un geofisico. Tra geotecnici e geofisici, non si parla neanche. Ma il geofisico innanzitutto è un ingegnere, un fisico, e quindi ha un'altra tecnica, insomma fa microesplosioni, ascolta il momento elastico della roccia, praticamente batte le rocce, ascolta come viaggia il suono, ton, ton. Se il suono viaggia vuol dire che la roccia è compatta, se invece quando la batti la roccia fa toc, vuol dire che è frantumata e c'è un po' più pericolo. È un po' più scientifico, ma la base è questa. Lui va in giro a battere tutte le rocce della valle, tum, to, 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 tum, to, 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 tum, to, to, to. Poi fa la relazione che sarà cosa? Una partitura?
Io non riesco a immaginarla diversa, ma tradotta in prosa, quella del geofisico è tutta un'altra musica rispetto a quella del geotecnico, dice Caloi. La costa del Monte Toc appoggia su un potente substrato roccioso autoctono. È autoctono che ti allarga il cuore, dai. Come doveva essere immigrata? La frana, se c'è, riguarda soltanto uno strato di sfasciume superficiale di 20-30 metri di spessore, perché sotto è roccia compatta. Bravo Dal Piazza, hai scelto bene, hai visto? Istriaco non sa lavorare. Sì, ma scusate, a voi. La salute. Due medici. Uno che vi dice operare subito. Un altro che vi dice no, non operare. Tu cosa fai? Dimmelo. Vai da un terzo. No, come una l'altra sera che mi fa mi opero. Aspetta un attimo prima di tagliare. È giusto, vai da un terzo, sacro santo, vai da un terzo, certo, bisogna. Mi serve la controperizia, la prova del nome. E in realtà qui, insomma, di prove a riscontro ce ne sono tante. Allora, chi è che fa la controperizia? È già in corso. Le indagini promosse da Müller non le fa tutte lui. Vengono affidate, perché sono lunghe e complesse, a un giovane geologo di prima nomina che si chiama Edoardo Semenza. È il figlio del costruttore della diga. Insieme a lui lavora un altro geologo di nome Franco Giudici e i due iniziano una nuova campagna geologica. In realtà sono soprattutto osservazioni, faticose escursioni in montagna, fotografie, rilevamenti, ma a me piace immaginare che si rimettano a forare, a fare i carotaggi. Economicamente non è praticamente possibile, ma mi piace immaginarli a trivellare sulle orme dell'austriaco, sotto il TOC, perforazione, analisi, fare tutto il TOC, poi da attaccare dall'altra parte, perforazione, analisi, finché ricascano in centro abitato, nello stesso posto, stesso orto, quello lì ribecca la mattina, cosa fa? Carotaggi in due? Istriaci non la piantava mica così, sa. E nelle osterie di Erto si comincia a disquisire sulla differenza tra scuola italiana e austriaca di carotaggio, con una competenza geologica inaudita. E ormai siamo in autunno. E ritorna al Vajont, seconda volta, l'allegra commissione di collaudo, perché si sono trovati così ben la prima volta che sono già qua. E anche perché la diga è finita. In nemmeno due anni di lavoro la diga è fatta, sì, manca la ringhiera in quel momento, ma è su, 360.000 metri cubi di calcestruzzo in piedi, in due anni con solo 10 caduti sul lavoro, di cui alcuni credo letteralmente caduti. Io vorrei sapere perché questi 10 non li trovo mai nell'elenco vittime Vajont, ma forse è solo perché facevano parte di un altro preventivo, no? Ma sa, gli operai non rispetta sempre volentieri le norme antinfortunistiche. Sarà quello. Sarà quello. Però è bella, no? È bellissima. Mozza il fiato, sinceramente. Sembra il Genoa di una barca a vela, congelato in un gesto atletico dentro la montagna. Sembra quei segni dell'arte italiana di quegli anni. Un cretto di Burri, un taglio di fontana sulla tela. Bella finché vuoi, ma con tutto quel che costa, se non ci mettiamo l'acqua non si giustifica, calma. La commissione è venuta al Vajont per dare l'autorizzazione alla prima prova d'invaso, poi torna a Roma passando da Cortina a Venezia, che dal Vajont è la più breve che ci sia. Siamo in autunno avanzato e anche il giovane Semenza è pronto con la sua relazione. La relazione scritta arriverà qualche mese dopo, ma i risultati dell'indagine sono già chiari. E se prima ci avete scherzato e vi ho lasciato scherzare, adesso giù il cappello. Perché il giovane Semenza lavora bene e con notevole coraggio. Lui e il suo collega non vengono certo agevolati dalla SADE, che non dà a un tecnico le informazioni che l'altro ha diagnosticato, e arrivano, ciò nonostante, agli stessi risultati e conseguenze di Müller. Qui c'è una frana sotto il TOC, con un fronte di 2 chilometri, uno sviluppo verticale di centinaia di metri e una massa di 200 milioni di metri cubi di roccia. È una frana antica. Nella preistoria questa valle si è già riempita di montagna. Poi il torrente Vajont, nei secoli, nei millenni, si è riscavato un letto nella vecchia frana.
ma un pezzo della frana è rimasto piantato di là, sulla sponda destra contro il Monte Salta. Si chiama Colle Isolato. Il resto della frana è una sezione, un canyon verticale sospeso sul torrente che potrebbe stare lì per altre migliaia di anni, a meno che qualcuno non venga a fare un serbatoio artificiale proprio qua. Un serbatoio non sta mai fermo. Sale, scende, a bagnarle prima i piedi, poi le ginocchia, dai oggi, dai domani. Questa frana maledetta potrebbe decidere un giorno di andare a vedere come è cambiato il mondo nel frattempo. Se è vero, hanno sbagliato posto. C'è scritto anche in ogni manuale, non si fa una diga dove è già caduta una frana. Edoardo, ritengo indispensabile che tu faccia visionare la tua relazione dal tuo professore, dal Piazza. E se a seguito di quel colloquio dovrai rivedere alcune delle tue affermazioni più estremistiche, non cascherà il mondo. La lettera è agli atti del processo. Può cascargli il mondo in testa. Il TOC in testa, ma il suo mondo chi lo smuove? Il mondo dell'ingegnere, come si chiama? Impresa. Oh, lui è arrivato alla fine della sua impresa. Ha dedicato una vita alla sua ultima grande impresa. E adesso che l'impresa è finita, i soldi sono spesi, per le chiacchiere di un geologo si blocca tutto, non scherziamo, eh? I laureati non sono tutti uguali, non scherziamo. Cosa fanno i geologi in questo paese? Relazioni, che sono che? Ciaccole, chiacchiere. Gli ingegneri civili fanno i calcoli, che sono i numeri, che sono i soldi. In quegli anni lo fanno e lo dicono. Noi, ingegneri civili, siamo la punta di diamante della classe dirigente. Noi, quelli che hanno tirato su dalla merda questo paese dopo la seconda guerra mondiale. Ti ricordi quegli anni che i russi cominciavano a scherzare, a mandare i cani sullo spazio e gli americani gli correvano dietro con gli astronauti col collare? Beh, in quegli anni lì noi non si perdeva tempo. Quegli anni là, noi italiani, si costruiva dighe come non le faceva nessuno al mondo. La diga del Vajont è passaporto per andare a costruire la diga di Aswan in Egitto, che comincerà nel 1960. La più grande del mondo di quegli anni, costruita dagli italiani. Ti pare che si bloccano i grandi appalti internazionali lasciando campo libero ad americani e francesi solo per grane interne di casa nostra? No! Le relazioni dei geologi, quando non servono agli ingegneri, si chiudono nei cassetti, dove quando va male, secoli dopo, non secoli, anni dopo, le trovano i giudici. Si decide di andare avanti. Ma siccome la storia pare l'abbia scritta un greco antico, nel momento in cui si va avanti, trac, il messaggero, il fulmine, no, un telegramma. Siamo nel 59, il 4 dicembre. Telegramma. Crollata in Francia, diga del Fréjus. 400 morti. Boia che sfiga. Proprio adesso. La diga Masné al Fréjus era nuova di zecca, un gigante coi piedi d'argilla, dicono i tecnici italiani, dicono i francesi non gli hanno fatto abbastanza fondamenta, non aveva abbastanza fondamenta quella diga. Quel torrente maledetto alla prima piena scava sul fondo di quel lago, passa dall'altra parte. Quando la diga vede l'acqua dall'altra parte, sviene. Ma quando una diga sviene, perde quello che ha di più caro al mondo: il suo equilibrio statico. Svapora, svampisce, non c'è più, come il gleno in Italia negli anni 30. L'acqua se ne accorge ed esce a spazzar via una valle intera dalla faccia della terra. Provate a dire Fréjus in Francia, a vedere se se ne sono dimenticati come noi Vajont. C'est une honte nationale. Subito, l'ingegner Semenza scrive a Dal Piazza: bisogna che ci incontriamo, caro Dal Piazza, per discutere del Vajont anche alla luce di quel che è accaduto in Francia e che cominci ad avere qualche dubbio. Beh, dopo 1:20 io non ho dubbi sul fatto che questo è il momento di lasciarvi una pausa, 3 minuti di intervallo, dopodiché ricominciamo da qui a raccontare la storia del Vajont. Grazie da casa.